detto chi mi ha preceduto, che questo disegno di legge si inserisce in un iter legislativo dove l'Italia è sempre stata all'avanguardia, e anche con questo disegno di legge, che oggi diventa legge, continua in questa scia di avanguardia, perché noi consentiamo, come hanno detto molto bene i relatori, il trapianto parziale di polmone, di pancreas e di intestino tra persone viventi. Non viene, questo non è consentito in tutti i paesi, però noi abbiamo dei dati scientifici che attestano che non solo è possibile, la ricerca scientifica ci mette nelle condizioni di poterlo fare in sicurezza sia per il donatore sia per il ricevente che in questo modo recupera, come diceva il relatore Fosson, è una legge per la vita questo, recupera la sua vita. Siccome oggi è possibile, è importante che noi entriamo e continuiamo in questa scia di avanguardia. Il collega Mascitelli ha evidenziato alcune lacune, invece, lacune anche perché oggi la legge sui trapianti potrebbe essere aggiornata. Questa non è un aggiornamento, questo è un elemento aggiuntivo significativo, perché in Italia è possibile oggi il trapianto tra viventi solo sostanzialmente per il rene, è possibile per le corne, ma non era possibile per il polmone, per il pancreas e per l'intestino. Quindi questo aggiunge un elemento di vitale importanza, e tutti i dati scientifici e anche i dati statistici attestano la validità di questo. Emerge anche un altro dato su cui sicuramente il governo pone, sta già ponendo e continuerà, e noi gli chiediamo di porre ancora maggiore attenzione: l'abissale differenza fra alcune regioni e soprattutto fra nord e sud. Questo va detto, perché noi stessi che siamo rappresentativi di tutto il territorio nazionale dobbiamo promuovere una cultura della donazione in quelle regioni dove questa cultura manca, è carente, è qualcosa che è come se fossi fuori da quel territorio e da quelle persone, anche se lì ci sono magari delle associazioni che cercano di fare questo. Un altro tema che evidenzio solo come titolo è quello delle lunghe liste d'attesa. L'approvazione di questa legge va in questa direzione e colma una lacuna anche da questo punto di vista. E allora io credo che possiamo essere orgogliosi di discuterla, ci è stata trasmessa alcuni mesi fa dalla Camera, noi l'avevamo approvata inizialmente, è stata leggermente modificata, ci è stata ritrasmessa e noi oggi lo facciamo convintamente. Perché? Perché questa è una legge giusta, necessaria, e una legge che ci permette di confermare il nostro alto, altissimo grado di umanità e di civiltà. Come ho ricordato prima, è una legge per la vita, va a favore della vita, vita come bene indisponibile. E allora, mutuando le parole del filosofo libanese, in questo caso Gibran, lui diceva: la generosità consiste nel dare più di quel che si potrebbe, l'orgoglio nel prendere meno di quanto si avrebbe bisogno. E cosa c'è di più che la donazione di un pezzo di te stessa per poter far vivere meglio e far sopravvivere qualcun altro, che può essere tuo parente, ma questa legge permette anche ai non consanguinei di realizzare questo. E allora con questo intervento annuncio non solo convintamente la posizione del gruppo APIFLI, ma anche il voto favorevole, quindi funge anche da dichiarazione di voto. Grazie mille. Grazie, grazie senatrice Baio. Ha chiesto di intervenire la senatrice Bondi, ne ha facoltà per 10 minuti. Prego, senatrice.
Grazie Presidente, ma credo che non consumerò tutti i 10 minuti che ho a disposizione, anche perché devo dire che l'illustrazione del provvedimento fatta dai due relatori è un